has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. Che vorremmo dedicare a tutti i pendolari o commuters, che dir si voglia, che stanno ascoltando in inglese commuters, che sembra sapevo. Tutt'altro un commutatore, un trasformatore. Sì, esatto. Il commuter è una scoperta recente. Ma tu pensi, quindi me la tiro un pochino. Ma come mai? Come hai fatto a saperlo? Ma non lo so, leggo, faccio cose, conosco tante persone. Ma tu sei di origine di Canosa di Puglia? Sì, poi però trasferito... Io ho due figli maschi. Ah. Uno si chiama Anglo e l'altro Sassone. Ah, ho capito e li prendono a sassate. È l'evoluzione della specie. Della specie. Capita poi, anche a casa tua forse. Ma sicuramentissimamente. Che poi evoluzione. Chi l'ha detto che il canosino è peggio dell'inglese? No, ma io vado per accumulo. Cioè non è che dimentico Bravo. Le origini. Aggiungo altri rami. Capito? Così c'è anche fa. Il ramo internazionale. Giusto. Comunque una canzone che vorrei dedicare a tutti i pendolari che stanno ascoltando, perché parla esattamente di questo. Cioè del treno della sera, che è sempre lo stesso e che ha sempre più o meno gli stessi passeggeri che tornano verso casa. Da qui nascono storie magari un pochino intrecciate, tipo Mickey, il ragazzo della metropolitana. Perché in effetti questo poi è un treno della metropolitana, quello di cui parla Rod Stewart. Che va in centro, downtown, treno. Va in centro e poi la sera ti riporta. Torna a Paderno Dugnano. Rod Stewart, Rod Rockers, diceva una volta, per via della sua voce piuttosto roca, che era anche un po' il suo marchio di fabbrica, insieme con i capelli biondi sparati ancora, verso il cielo. Che ancora tutti canzone questa non su ma di Tom Waits, giusto? Questo è l'originale. Ancora più alto. Sì, questo sono appena svegliato. Ma guarda, come va,
Però c'è il suo perché. Beh, direi proprio di sì. Caspita. Downtown Train, Rod Stewart. Rod Stewart che sta per diventare ancora, probabilmente, non è la prima volta. Nonno. Ma ieri ha fatto un gender reveal. Veramente? Cioè, gli hanno fatto a lui? No, lui ha letto, ho visto io su Instagram molto velocemente. Okay. Ha letto un bigliettino in cui diceva a sua figlia Ruby Stewart: okay, it's a boy. It's a boy, it's a boy. Quindi avrà un masculo. Quindi fuochi d'artificio, elicotteri, azzurri, petali, azzurri, canzoni napoletane. Sì. No. C'è un po' di tutto. Potrebbe succedere che le canzoni siano napoletane. La patria del gender reveal, tu insegni, è Napoli. Insomma. Sì. Pensa anche, ironia della sorte, Rod Stewart oggi compie 78 anni. Caspita. E nel 78 cantava questa canzone. Ragazzi, va bene. Pensa, così, mezz'ora dedicata soltanto a Rod Stewart. Nel 78 questa, e ieri nel gender reveal quest'altra. Con lui che ballava, speravo che tu mettessi quell'altra, quella vera del gender reveal che abbiamo suonato un po' di tempo fa. Vabbè, avete capito no, a quale. No, dopo la sigla. Dopo la sigla cambiamo argomento, che sennò tutto il giorno su questo. Allora, insieme fino a mezzogiorno, ma prima appunto sigla. DJ chiama Italia. Giorno. Buongiorno. Ovunque sei, ti raggiungerà. Grazie. Grazie alla radiofrequenza. Prego. Quei belli busti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina da Amalfi. Oh yes. E non ti passa la voglia. Impossibile. Di ascoltare DJ chiama Italia. La trasmissione. La trasmissione. DJ chiama Italia. Buongiorno. Sai che ci sono le mode anche nel mondo del wellness, del benessere, diciamo, sì, così, sì. No? Ci sono dei termini che sono molto di moda e poi terminano la loro corsa. Peraltro, parlare di corsa e dire termini viene in mente la stazione, ma questo no, certo, è un altro file. Tempo fa, 10, 20, 30 anni fa, si usava tantissimo il termine bioritmo. Certo. Adesso è una parola che si pronuncia molto molto di rado. Per bioritmo si intendono le fasi della giornata in cui il nostro potenziale energetico, sì, è più o meno alto. Sì. E il bioritmo è fortemente influenzato dalle nostre abitudini di vita, dei nostri stili di vita. Per esempio, noi, facendo il programma a quest'ora del mattino, almeno io mi sento sempre più energico, sì, al mattino, sempre, che non sempre, nel primo pomeriggio, e poi magari c'è una ripartenza serale. Quello, insomma, devo dire, no? Da sempre, proprio è così. Ma anche proprio a livello di essere rompipalle, io sono più rompipalle, sì, di mattina. Ma perché sei allenato? Allenato, sei adesso, allenato, ma da adesso, sempre. Anche troppo. Ah, pure troppo. Guarda, adesso, a parte tutto, a 16 anni a Radio San Donato andavo in onda alle 7 di mattina, quindi proprio era così. Se ci pensavo stamattina, mi sono alzato alla solita ora e per almeno un paio d'ore ho avuto talmente tanta energia che quasi quasi poi mi ero stancato e non volevo più neanche uscire di casa. Fra le tante cose che ho fatto stamattina c'è stato anche il trasferimento del Natale, diciamo, nel suo purgatorio, in nel suo parcheggio abituale. Cioè, tu te la sei, va ora in onda, sì, Casa Linetti, sì, speciale smontamento dell'albero, non demolizione. Lo smontaggio è stato appannaggio di Carlotta, che ieri ha dedicato buona parte della giornata a riporre tutto quanto. Dilettanti. Da me c'è una gara d'appalto, lo sai, Matteo? Fanno la gara d'appalto. Sentono Roma. Lo sai che cosa fanno? Ci sono gli operai, quelli con le corde. Sì. Come gli operai acrobatici. Noi facciamo quattro ditte, fanno i preventivi. Allora, ieri il primo giorno da me. Ieri è cominciato. Hanno cominciato ieri e ancora ci sono le vestigia. C'è la Gondrand a casa tua. Turi, cos'è la Gondrand? La Gondrand era quelli che facevano i camion traslochi, gialli, no? Con la scritta nera. C'è ancora, credo. Farinelli e figli. Da me lo fa Farinelli e figli. Quelli dei fallimenti. Esatto. Comunque, insomma, tu stamattina hai portato giù gli scatoli. Io, esattamente.
niente, ieri sera mia moglie mi ha fatto trovare sul pianerottolo tutti gli scatoli, le ho promesso che l'avrei portati giù ieri sera, poi mi sono abbioccato come succede spesso sul divano, e quindi l'ho fatto questa mattina presto, ma non mi è costata molta fatica. La cosa che mi ha fatto sorridere è che chiaramente ci sono tante cose che sono delicate, no? E quindi negli anni si creano dei recipienti, dei contenitori, sì, sì, che sono perfetti per mettere, che ne so, le decorazioni dell'albero, le, sì, lucine, i soprammobili, e quindi tutto più o meno ha una sua scatola su cui c'è scritto a pennarello, certo, non so, luci dell'albero, attenzione, come, fragile. Tutto più o meno ha la sua scatola. Tu hai il foglio Excel? No, con questa cosa la fa Carlotta, quindi è un po' più approssimativa. Okay, okay. È un po' più approssimativa. Io sono il Magut, ho, okay, soltanto il compito di prendere, portare giù e riportare su. Certo. E quindi tutto ieri è stato tutto rimesso da parte, rimaneva soltanto l'albero. Quando arrivi alla fine sei sempre un po' stufo. Cioè, quando tu hai messo già via le palline, sì, il filo, dobbiamo mettere via l'albero. Metti via l'albero. Anche ce l'hai un po' di celofan. Sì, l'albero praticamente è stato avvolto nel celofan come un cadavere. Sì, beh, certo. L'albero, voi, il vostro rimane con i rami inseriti? Ma no, si, si può piegare, staccare, no, riporre. Si piega, in genere, non lo so. No. Si, sì, si chiude. Su, sì, sono tipo un ombrello. No, il mio invece ombrello. Si staccano proprio. Il mio, cioè, ha tre parti che si staccano, si chiudono e alla fine entra in una scatola molto piccola. Siccome c'era un po' di fretta stamattina, praticamente abbiamo avvolto soltanto l'albero ed era come portare giù un cadavere, cioè la forma era anche praticamente la stessa. Dentro un tappeto l'hai avvolto. Dentro, sì, il tappeto, bravo, di celofan. E pensavo mentre lo trasportavo, se non deve, vedono, essere facile portare, no, via un cadavere. Perché il cadavere, perché non pensa, pesa. Che il cadavere dell'albero pesa 3 kg. 3 kg. Se per porti via me in questo momento, ne peso 73. E non va bene perché devo stare sotto i 70. Va bene, le prime ore del mattino che sono le migliori, quelle che in inglese si chiamano anche golden hour, yeah, cioè le ore appunto più luminose, se vogliamo. Questa canzone si intitola proprio così, Juke, su Radio DJ. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight, got no alibi. I was all alone with the love. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light, I was all alone. Canzone bella, Maurizio. Guardate che bravo, Io ve lo dico, questo come cazzo si chiama questo? Si chiama Juke. E come, era, come in mai realtà è erano in duo, era un duo prima, erano Juke e Box. Poi hanno litigato. Juke e Catella.
Bella, molto bella, mi piace molto questa canzone che si chiama Golden Hour. Prima, introducendola, ho attribuito al termine, diciamo, la prima luce del giorno, si può dire quello, ma in realtà sì, anche perché il crepuscolo identifica il momento dell'alba, quando il sole sale, e anche la sera quando il sole scende. Quindi la Golden Hour è quando il sole è basso e la luce è più gialla. Però c'è anche un uso scientifico di questo chirurgico termine. Chirurgico. La Golden Hour è il momento appena successivo all'incidente, quando si ha più probabilità di salvare la vita di chi ha subito quell'incidente. Certo. Vabbè. Beh, come dei polizieschi sbriga. Quando c'è un rapimento, no? Che dicono le prime 24 ore la sono decisive. La Golden Hour è il primo giorno, dopo diventa difficile. Ho una bellissima notizia per tutti quelli che stanno ascoltando. Adesso io ce l'ho su Milano, ma vale anche per il resto d'Italia. Nel mese di gennaio guadagniamo un'ora tra le due Golden Hour. L'ho verificato nella noia dell'aeroplano. Cioè, rispetto a? Tra l'alba e il tramonto del primo gennaio. Dal primo gennaio alla fine del mese. Gennaio alla fine, un'ora al mese. Beh, tra l'altro oggi è il 10 e quindi è passato quasi un mese dal giorno più corto che ci sia, cioè da Santa Lucia. Quasi. E già ci stiamo portando un pochino, con un po' di ottimismo, che però l'ottimismo tu mi insegni è vola. È il profumo della vita! L'ottimismo vola! Allora, con un po' di ottimismo, il Comune di Milano ha detto che dal primo di gennaio 2024 ci si muoverà soltanto a 30 km all'ora di velocità, velocità monopattino, come a Parigi, come stanno provando a fare a Parigi in alcune parti, anche a Bologna già, anche a Rimini, ho letto ieri. Rimini, proprio insomma, il tentativo è questo, perché c'è un motivo, perché è la cifra oltre la quale l'impatto, diciamo, di un'automobile su un corpo umano è letale, cioè a più di 30 all'ora. Perché i famosi 50 all'ora, che sarebbero attualmente i limiti praticamente dappertutto, sono comunque pericolosi. Sono pericolosi per l'utenza debole. È sempre l'utenza debole il problema. Cioè, quello che non ha un'automobile. Il pedone, quello in bicicletta. Rispetto alla macchina, la macchina rispetto al camion, eccetera. Chiaramente il commento dell'uomo della strada è: basterebbe far rispettare i 50, perché il vero problema, secondo me, non è tanto il 30 o 50, siamo assolutamente d'accordo sul fatto che 30 all'ora sia sicurezza, 50 all'ora sia già comunque una velocità che può essere dannosa, ma il problema è che nessuno va a 50 all'ora, o quantomeno che in mezzo a quelli che vanno a 50 all'ora ce ne sono tanti che vanno a 100, o se non vanno a 100 vanno a 70, vanno a 80, e che soprattutto guidano come dei criminali. Attenzione, in questa categoria mi ci metto anch'io, tutti noi capita prima o poi di essere potenzialmente criminale, poi non succede niente, no? Adesso che Michele, mio piccolo, sta cominciando a fare le guide, oggi ha la seconda guida della patente, ovviamente tu gli fai tutta la menata del stai attento, perché il problema non è tanto quello che succede normalmente, ma è quello che potrebbe succedere. Tu stai guidando su questa strada, non c'è nessuno, vai a 50 all'ora, ok, ti sembra facilissimo, e se un bambino calcia il pallone e lo va a prendere, che è un'immagine, se vogliamo, che andrebbe anche un pochino aggiornata, perché magari nel paesino dove c'è qualcuno che sta ascoltando ancora i bambini giocano a pallone, a Milano è sparito ormai da guardando il cellulare, attraversa senza controllare l'aggiornamento. Ma poi io dico sempre non devi guardare a quello che potrebbe succederti davanti, due cose dopo, è una sensibilità che impari a sviluppare anche a livello inconsapevole, no? Però ugualmente tendiamo molto molto a distrarci, e tendiamo sempre ad avere un pochino di fretta, e tendiamo sempre a stare in mezzo al traffico come se fossimo all'interno di un gran premio, quando arriviamo a un semaforo il tentativo è quello di trovare la pole position, o in qualche modo di cercare di andare un pochino più avanti. Molto male. Secondo me sarebbe sufficiente, ma lo vedo abbastanza impossibile, riuscire a imparare tutti quanti noi a guidare in maniera civile. Però nel frattempo accogliamo con curiosità. E poi un po' di ottimismo ancora una volta. Ce l'abbiamo fatta con le cinture, coi caschi e col 130 all'ora. Perché mai non dovremmo farcela con 30 che poi all'ora? Potrebbe anche verificarsi una specie di effetto collaterale, cioè andare a 30 all'ora e andare talmente piano che ti passa anche la voglia di prendere la macchina, e la volta buona che magari ci vai a piedi, ci vai in bicicletta o ci vai con un mezzo pubblico. 25 all'ora è la velocità del monopattino, quindi insomma siamo quasi da quelle parti. Comunque dal primo di gennaio del 2024, quindi manca un anno, esattamente tra un anno. Leggevo un po' il verbale di ieri, questa cosa è uscita da un consiglio comunale di ieri appunto qui a Milano, e
chiaramente fanno molta pressione sulla comunicazione. Addirittura c'è l'indicazione, si prega di individuare testimonial o persone che siano in grado di far capire, dimostrando che questa è una cosa che si può fare. Alex, è il tuo grande momento. Ti metti il cappello. Alessandro, che va già a 30 all'ora. Tu stai già andando, stai già andando. 30 al massimo, 40, ma giuro. Sì, oggi ho fatto l'esperimento. Siccome ho visto la notizia, sei venuto in macchina? Oggi sono venuto con lo scooter e ho detto, vabbè, proviamo con andare lo scooter, a andare. No, con lo scooter si può andare con prima. Ah, con lo scooter va come prima. Ah, perché anche gli scooter. Direi proprio di sì. Io pensavo che gli scooter potessero andare ancora sui marciapiedi, come fanno sempre quando c'è la coda al semaforo. No. E ho provato, stamattina ho provato. Devo dire che 30 è tosta. È piano. 30 è proprio tosta. 40 però non si ti fa fai male. Guarda, 40 si fa tranquillamente. Sì, sì, sì. Però 30 in lambretta o sullo scooter. Lambretta tuo papà. Sarebbe piaciuto molto a mio papà, che si lamentava del fatto che lui, andando a 50 all'ora in lambretta e fumando la sigaretta. E se la fumava il vento. La sigaretta, se la fuma tutto il vento questa. A 30 all'ora invece con un parabrezza. 30 riesce. Rimane consumabile, insomma. Comunque un anno è praticamente domani. Sarà felice Fabio Concato. Finalmente. Che nonostante la passione per le macchine sportive, esattamente, è autore di questa canzone meravigliosa che è un invito alla prudenza. Vai. Guido piano e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta. Si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore, e ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua e il vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. Guido piano, che mistero dopo il ponte cambia il mondo. Voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno, come se fosse Natale. Io ho tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare. Chissà se è ancora quell'abitudine di cambiare spesso quella bella macchina che aveva sportiva. Questo te lo dico perché l'ho provata anch'io con la macchina sportiva e col passare degli anni si fa fatica a scendere. Lo so. Scendere è complicato. So solo che è in tournée. È in tournée Fabione? Certo, perché io lo seguo. Anche a Milano? A Milano secondo me no, vicino Milano passa, però fa un sacco di date. Nella mia fantasia Fabio Concato suona tanto sul Lago Maggiore. Non lo so perché.
Varese, ho sembra visto, un posto, sì. Vedi che siamo vicini. Varese, siamo vicini. Sì. Guido tanto. Piano, Angelo da Londra, uno dei tanti ascoltatori che abbiamo nella capitale inglese, scrive: qui in Inghilterra hanno ridotto da circa 6 mesi la velocità massima nelle città, nei centri urbani proprio, sì, da 30 miglia, che era quella precedente, che è quasi 50 km orari, a 20 miglia. Ma 20 miglia non è in Inghilterra, scusami. 20 miglia è confine con la Francia. Quasi Francia. 20 miglia, che sono circa 35 km orari. Però sentivo nei corridoi pochi istanti fa, mentre andava la canzone di Concato, e qualcuno stava già dicendo: sì, però 30 km all'ora, però se vai a 40 c'è la tolleranza. Allora, secondo me, allora io stamattina ho fatto proprio fatta la legge, studiato l'inganno. A 30 all'ora la Vespa cade. Cioè, secondo me sì, non sta tanto in equilibrio. Devi andare con le gambe larghe. No, ci sta certo. E dovete andare piano. Però diciamo 36 si può fare. È accettabile. Secondo me si può fare, non ti danno la tolleranza. È molto bello questo messaggio. Io sono costretta a superare i 30 perché altrimenti mi insultano e mi dicono di stare a casa perché ho i capelli bianchi anche se sono giovane. Ma tieni duro. Che bella immagine. Messaggi, vai. Ciao ragazzi, buon anno. Ciao. Qui ciao. Ad Aosta è già da un anno che in centro si va a 30 km orari. Ciao ciao da Cristian di Aosta. Ciao Cristian, ciao. E sì, io secondo me lì lo rispettano. Cioè ad Aosta, capito? No? Sì, però sai, poi c'è il centro storico, diciamo, che è abbastanza facile da gestire. Mm. 1000 telecamere, vigili e tutto il resto. Poi anche l'arredo urbano, sì, insomma, ti fa sì, andare piano, sì, per forza. E quando cominci ad andare in quelle zone che si chiamano circonvallazioni, no, che è un certo po' difficili, no? Cioè Firenze, quel bellissimo, i viali, no? Mm. Voglio vederti andare a 30 km all'ora sui viali a Firenze, no, o sui vialoni di Torino. Ti o ho di mai altre detto città che sono stato in Australia in una casa? Ma tu non hai l'idea? A un certo punto, tra il nulla e il nulla, tra due città, andavo in macchina e c'era un limite, che ne so, 90 all'ora. A un certo punto c'erano i lavori perché stavano raddoppiando la corsia. Era una corsia andare e una venire, e stavano facendo la seconda, ma c'erano i lavori. C'era 30 di limite e io andavo a 30 con dietro la piccola. Ma che devi ringraziare gli ascoltatori di Radio DJ che nei mesi scorsi hanno fatto terrorismo psicologico dicendo che lì non 30, ti perdonano. Se tu fossi andato a 30 non saresti qui adesso. No, no, sicuramente. Saresti a Kangaroo Island. Sì, con due canguri che abusano di me. Ma sicuro. Uno butta per terra il sapone e l'altro arriva. Butta a culo. Ma sicuro, guarda. Vai. Buongiorno Radio DJ. Ehi. Hey. Me li fate gli auguri, oggi è il mio compleanno e non mi sento tanto bene. Oh. Avrei bisogno, sì, di un augurio speciale, grazie. Facciamogli, anche perché credo che sia l'ultimo compleanno. Tanti auguri, bella figliola. Ciao Margherita. Ciao, Margherita si chiama? Sì, anche. Ah, non la so. Ma guarda, quanto sei fesso. Buongiorno ragazzi, Peppe da Agrigento. Ciao Peppe. Un morto di 73 kg diventa 140 kg perché è un peso morto. Ma cos'è? Quindi per portarlo diventa molto più pesante. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, per un attimo ho pensato, è una battuta. No, il morto così, che è un peso morto. Ma com'è così? In realtà Nicola non ci poteva credere. Io gli ho detto: no, perché essendo un peso morto non ti aiuta. Ma perché? Scusa, sposta quella sedia. Sposta quella sedia con un braccio. Ti aiuta? Non ti aiuta. Sposta sto sgabello. Però è sempre ferma. È sempre ferma e quindi ti organizza. Il cadavere è morbido, si sposta. Ah, perché è morbido? Solo perché è morbido, sì. In effetti, beh, è come sì, trasportare, diciamo così, 70 kg di patate. Non è che stanno ferme, no, le patate si muovono e assomigliano sembrano un po' a un più cadavere. Sì. Boh. Tra l'altro, sto guardando una serie televisiva che mi permetto di consigliarvi, visto che c'era un accento vagamente siciliano, che ovviamente quando si parla sei di cadaveri. Sei riuscito ad accedere a Paramount Plus? Sì, ce l'ho fatta finalmente. Caspita, ecco che cos'era quell'elicottero che ho sentito volteggiare. Dimmi, ce l'hai fatta tu? Ce l'hai fatta tu? No, Sara. Ovvio. Saluto Giorgio Gherarducci che ancora non ce l'ha fatta. Sì, ma cioè, perché vogliono essere sicuri che tu ci devi tenere è tanto. È una roccaforte inespugnabile, sì, sì, Paramount sì, Plus. Sì, 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 sì. Allora, no, c'è una serie molto bella che ovviamente è in circolazione da quando esiste Paramount Plus, sì, ma siccome è difficile accedere in pochissimi l'avranno vista, però ve la consiglio caldamente e si chiama The Offer come, certo, come la famosa offerta che non si può rifiutare, yes, ed è la storia delle difficoltà che la produzione Paramount ha trovato, Paramount già allora, nel produrre il film Il Padrino. Hai perché visto la prima? L'aveva consigliato le prime due, Giovanotti. Anche Giovanotti, bravissimo.
Le prime due ho visto, perché trovavano difficoltà a produrre questo perché film. Perché Sinatra si è offeso. Esatto. Principalmente perché per prima del motivo. Film era uscito il libro. Il libro aveva avuto grandissimo successo e nel libro e nel film c'è un cantante italo-americano, no? E Frank Sinatra ci si era rivisto e si era molto offeso e quindi aveva mobilitato i suoi amici. Sì, ha mandato a un certo punto una corona di fiori. Una corona di fiori e a un certo punto sul letto del produttore della serie o del presidente della Paramount all'Hotel Plaza di New York, sì. Va in camera e sul letto c'è avvolta in un tovagliolo un topo, qualcosa del genere. Urca. Tipo testa di cavallo. Urca, so. Questo non l'ho ancora visto, deve essere la puntata. Fine della seconda. È la seconda sì, puntata, sì. Ah, perché ti sei addormentato. Mi a sono metà. Addormentato alle 9:15 ieri sera. A sì. Tra poco. DJ, DJ, chiama Italia. First night, all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Go on, baby, think about you. You know that I'm never gonna lose. Not be left to my own devices.
Easy Hero, Taylor Swift su Radio DJ, la sentivi questa? Sempre, questa va bene. La sentivi sempre là e la senti sempre la anche qua. La sento sempre qua, Radio DJ che è a casa tua. A casa mia, è una persecuzione, io non distingo ormai quelli tra palco e realtà. Cioè non distingo casa mia da Radio DJ. Le 10:40 minuti Radio DJ. 3-4-2, 5-2-2, 10-12, forza scrivici. La voce del popolo, buongiorno, riguardo all'andare... Dio, quindi, si dice così. Riguardo all'andare a 30 km all'ora, concordo, dice Sandra, con il suo aereo che era un... Un Concorde. Bravissimo. Mio figlio ha investito 7 anni fa sulle strisce pedonali da un'auto che fortunatamente andava piano, ha riportato fratture craniche, ma non letali. Se l'automobilista fosse andato più veloce, mio figlio non avrebbe avuto scampo, visto l'urto sul parabrezza. Sempre su questo filone, Andrea da Napoli. Questo per rispondere a quelli che hanno detto volevo dire che i milanesi devono anche andare a lavorare, ecco. Certo. Volevo dire che devono anche andare a lavorare, ecco. Dovranno andare a lavorare, vivi. Possibilmente vivi i loro figli o le loro mogli o comunque quelli che vanno a piedi. Allora, vivi. Io vi leggo il messaggio di Andrea da Napoli con la mia voce e con il mio accento leggermente milanese. Proverbiale capacità di cambiare gli accenti Linus. Però è molto bello. No, invece prova a cambiarlo. Perché lui scrive: il mese scorso, camminando con la moto nei vicoletti di Napoli. Comunque camminando, capito? Perché a Napoli è camminare anche con la macchina, cioè andare. Camminare con la macchina. E prestando come al solito molta attenzione, è accaduto questo. Una bimba, credo di un anno, si è alzata dalla carrozzina mentre la mamma era distratta, cioè, e si è fermata a 5 centimetri dalla mia ruota anteriore. Non vi dico lo spavento. Ho capito in quel momento che davvero basta un attimo per finire in tragedia. Allora, è vero. Adesso l'abbiamo un po' romanzato, però insomma è vero. L'equivalente di quello che dicevo prima, no? Del famoso pallone che attraversa la strada e dietro al pallone arriva un bambino. Anzi, a Napoli si dice: a ret nu pallone ci sta sempre un uguaglione. È perfetto. Dietro a un pallone ci sta sempre un ragazzino. A Napoli risponde Roma: no ragazzi, guardate sto sulla Colombo qui a Roma. Beh, e ho fatto adesso la prova, ho messo lo speed limit dell'automobile a 32 km orari, non vi dico dietro, guarda. Un altro poco che mi si magnava. Ho capito, però la Colombo non fa testo. Vuoi spiegare a un ascoltatore di Catania? Vabbè, la Colombo è una di quelle strada a scorrimento veloce. Sì, è una superstrada ormai praticamente. Non credo che questo limite varrà per le superstrade o per le strade a scorrimento veloce. Vale per la parte, diciamo. Vale per Morrissey che sta a via del Corso. Esattamente. Contromano. Esattamente. A Bruxelles siamo a 30 all'ora ormai da un anno. All'inizio abbiamo pensato che fosse un'esagerazione, ma credetemi che gli incidenti sono diminuiti di gran misura. Qui è la velocità ideale. Fra ciclisti, pedoni, bambini è necessario guidare piano, siamo tutti più sicuri. Giusto. Grazie Valentina e grazie anche al Giampa da Torino che scrive: in Spagna, nelle grandi città, i trasporti sono gratis per tutto il 2023. È un investimento che il governo ha fatto, il governo centrale, non quello locale delle singole cittadine, per incentivare la gente a prendere i mezzi pubblici, cosa che evidentemente avevano smesso di fare. Te capito? Sì, anche da noi è già gratis, anche se insomma uno lo hanno gratisizzato gli utenti, insomma saltano i tornelli. Beh, insomma, dai, la piccola percentuale, anzi. Left.
parte più bella di questa canzone è quando elenca tutti quelli che lui fa. Bei tempi, quanti anni avrà questa canzone? Almeno, 22. Almeno una ventina. 20, 20. È del 98. Del 98, 24 anni, 25 addirittura. 4 minuti e mezzo l'abbiamo fatta andare e ancora meritava. Sì. Cioè, vale sì, due sì, canzoni sì, di oggi. Cioè, come bellezza, 20 canzoni di oggi. No, anche come spazio e proprio. E come spazio che occupa fisicamente. Due 20, canzoni due di oggi. Buongiorno, emozionatissima Giulia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Terrorizzata Giulia, direi. Sì. No, facciamo veloce. Giulia fa parte di quella categoria di ascoltatori che ci seguono dall'estero e che hanno però mantenuto appunto un contatto con l'Italia, e questo contatto in buona parte è ottenuto grazie anche alla radio. In quale città della Germania vivi? Io vivo ad Eisfeld, che è una città del Thuringen, che è al centro della Germania, diciamo. Quella che noi chiamiamo la Turingia, giusto? La Turingia, sì, esatto. Che prima di venirci a vivere non sapevo neanche dove fosse. Beh, tu eri di Torino, pensavi che la Turingia... Dio, boss, Dio. Parleranno come noi, esattamente. Esatto. Ti sei sì, parlano piemontese anche. Ma qua, è dai, quella città che si scrive Essen? No. No, è lontanissimo. Qua come si chiama proprio Eisfeld con la E-I-S-F-E-L-D. Eisfeld. Che vuol dire città del ghiaccio. Ah, ok. Okay. 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 Che infatti fa abbastanza freddo, a parte adesso con queste temperature che si sono abbassate. Di solito qua abbiamo sempre la neve. Senti, stavamo parlando in questa mattinata di questa decisione di molte città italiane che, seguendo quelle altre europee, stanno cercando di abbassare di tanto i limiti di percorrenza appunto in macchina nelle città. Questo in Germania esiste già da parecchio tempo, però poi la cosa che viene sempre fuori anche da parte dei messaggi, della prima cosa che abbiamo detto anche noi stamattina, è che è inutile introdurre nuovi limiti se poi nessuno li farà rispettare. In Germania, ecco, l'unica domanda che voglio farti è questa: in Germania li fanno rispettare? Domanda retorica. Sì, li fanno rispettare, sì. Ma come fanno? Ci sono molti autovelo. Ecco, è quello. Cioè, come fanno a sapere, questa era la seconda domanda, che tu stai andando a 31 all'ora perché ci sono gli autovelo? Certo. Sì, e poi c'è una cosa molto bizzarra che in Italia non potrebbe mai funzionare, sarebbe illegale, che in radio dicono dove sono gli autovelox. Tu puoi mandare dei messaggi e loro li segnalano. Li segnalano, però non segnalano la polizia con l'autovelox, segnalano se lì viene messo, perché vengono messi questi autovelox che vengono trasportati dalle macchine. Certo. Beh, ma quello lo fanno anche molte app da noi. Sì, ma perché l'autovelox non è un'imboscata, tu sei informato che esiste, poi dopo a quel punto decidi tu, ma non è che lo fanno di nascosto. No, addirittura ti dirò di più, Giulia, c'è una app che si chiama Waze, lo posso dire, che addirittura ti dice Police reported ahead, cioè c'è la polizia più avanti. Sì. È legale? Non lo so se è legale o no. Anche radar bot lo fa, ma però, non è illegale. Però va bene così, l'importante è raggiungere il risultato. Il risultato qual è? Che quando ti dice c'è l'autovelo, sì, c'è la polizia, però tu vai piano. Chiaramente quando c'è questa segnalazione tu vai piano soltanto nel chilometro in cui c'è il radar e poi riprendi ad andare però come comunque prima. È già una cosa. L'importante è metterne tanti. Esattamente, a quel punto è chiaro. È abbastanza di frequenza. Sì. Senti, però qua vengono rispettati sicuramente di più che in Italia. Quante multe hai preso fino adesso? Io solo una. Cioè una, senti come è contenta, guarda come si vanta. E due per i parcheggi, quelli è un po' più rischioso. No, una cosa che mi fa sempre impressione quando mi capita raramente di andare in Germania è il rispetto delle strisce pedonali. Certo. Nel senso che noi ci sentiamo molto molto civici, molto molto corretti quando, avendo già le ruote anteriori sulle strisce pedonali, ci fermiamo e facciamo la faccia come per dire... Dai, passa. Quando facciamo una cosa così ci sentiamo molto civici. Sì. In Germania si fermano a quanto, Giulia? 50 metri prima? Sì, si devono fermare prima, sono obbligati, perché tu puoi chiamare anche la polizia se non lo fanno. Caspita, ragazzi. E poi io tipo ringrazio, ma a me mi sgridano perché dicono tu non devi ringraziare. Esattamente. Siamo una cosa siamo italiani, no? Tu dici, Giulia, io arrivo dalla Turingia. Esatto. Invece dalla Piemonte. In Svizzera ne abbiamo parlato forse una volta, Linus, nella Svizzera italiana c'è un cartello che dice stabilite un contatto. Sì, mantenete il contatto visivo. Mantenete il contatto perché visivo. Perché in effetti, anche se tu l'autista
regista di una macchina non lo vedi bene in volto, comunque riesce a capire dalla posizione del cranio tendenzialmente dove sta guardando, e quindi mantenere il contatto visivo serve per sapere se quello ti ha, ti ha visto o non ti ha visto, capito Giulia? Però questa è diciamo sopravvivenza, questa. Ancora peggio di qua, peggio di lì, vedi, va vedi, bene, vedi. Sì. Giulia è peggio di qua. Promossa, tanti baci, auguri, abbiamo parlato, Giulia, abbiamo parlato solo noi, diciamolo pure durante questa telefonata. Posso solo salutare il mio collega che anche lui è qua in Germania e vi ascolta sempre, che si chiama Gabriel. Ciao Gabriel! La prossima volta fai telefonare a Gabriel. La prossima volta sì. Ciao, 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 ciao. DJ Chiama Italia. Insegnami a stabilizzarmi sulla tua frequenza e legami col tuo corpo come fossi in astinenza. Spogliamoci di tutto, possiamo farne a meno, mi perdo nel tuo senso, quasi non sembra vero, non allontanarti dai, ascoltami, ho qualcosa da dire, trattieni il respiro e poi aspettami, vorrei un po' morire. Risvegliami nel tuo umore come fosse la tua stanza. Rispiegami il motivo di ogni cosa che fai. Poi mostrami il vestito con cui sei ciò che sei. Vorrei rifare tutto, tornare un poco indietro. Dai, ascoltami, ho qualcosa da dire. Trattieni il respiro, poi aspettami, vorrei un po' morire. Resta qui, sei qui che ti senti bene. Guardami, non vedi che ci sei solo tu. Ascoltando Radio DJ, in particolare DJ Chiama Italia, un programma che è un po' tipo, che ne so, una puntata di Murder She Wrote, cioè La Signora in Giallo. Ah, perché sì. Dietro a tutta questa lietezza che voi sentite, questa allegria, a volte ci sono dei piccoli drammi che noi risolviamo anche nell'arco velocemente di una sola canzone. Però si è rischiata la tragedia. Beh, questa abbiamo avuto paura. Sì. Vabbè, direi sì. Sì. Come è stato? Come è stato? È stato difficile. Sì. Quanta difficile. Paura hai avuto? Io ho avuto paura. Pure io. Stavo per morire, Matteo. Te lo farei vedere come sta. No, per carità, non entriamo nel dettaglio. Tutta dello colpa schifo. Di un capriccio. Di un capriccio de die. De sì. Die, che vuol dire? Non è un formaggio. Di Dio, di Dio forse. Sì, Deux, non è Deux. Dio. Deux. Boh, vabbè, comunque. Insomma, ieri sera era tardi, sono tornato a casa, avevo fame e l'unica cosa che avevo in casa era questa fetta di formaggio che però era lì da un po'. Era un po' che Dio aveva fatto il capriccio, sì, in francese, ma detto, molto. Ho detto, ma che sarà? Figurati, ma che sarà? E invece che sarà? Che colore sarà? Era il formaggio? Era giallissimo. Era come i capelli di Mace. Verde, verde. Insomma, com'è come non è, c'è stato un grosso problema. Un grosso problema. Risolto, per l'abbiamo rivista intera, ma l'abbiamo subito consegnata alle fogne. Sì, però noi abbiamo fatto anche tutta una specie di esorcismo, gli abbiamo imposto le mani io e Nicola sopra, gli abbiamo gridato Ubuntu, Ubuntu. E lui adesso sta e molto adesso, meglio adesso Ubuntu tra poco. Bene. DJ DJ Chiama Italia.
chers amis, rejoignez-moi dans le monde merveilleux de l'amour. Oh girl, I like you, I do. I wanna be your friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went up out of France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH, I'm ready. Yeah, I've been thinking lately that I need someone to save me. Now that I'm famous, I got hoes all around me. But I need a good girl, I need someone to ground me. So please be true, don't fuck around with me. I need someone to share this heart with me. Feel you up and run it back again. Oh girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went up out of France and we woke up in Japan. I like you, I do, I do. Let me know when you're free, cause I've been trying to hit it all week, babe. Why you acting all sweet? I know that you want a little me, yeah. Get a little OT, but ain't shit new to a freak. Let me drop bands for that jewel in your teeth. He let the way I drip, turn that pool to the beach. And I could have caught the Birkin, but I cops the lead. Why we got the same taste for the finer things? Brand new nigga with the same routine. Now we got me on a leash, cause we said no strings. You know I'm cool with that. So the pussy, you ain't get sued for that. Wonder what a nigga might do for that. I could be a shocker where roof is at. 80 in the Benz when that roof go back. They don't wanna see us get too ugly. I just got a feeling that we might be friends for. Sole 11. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. For Michelangelo to carve, he can't rewrite the aggro of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, gold repas, Marie du Tsar. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. I won't crucify the things you do.
Ascoltando Radio DJ, la state forse anche guardando, visto che si vede anche in televisione sul canale 69, e di colpo questo tavolo, qualunque, è diventato una specie di tavolo di Striscia di la Notizia. Di bancone di Striscia, e vi solo chiederete... Solo che ci vogliono due di noi per fare gli acchetti. Esattamente. Ma Ezio è uno solo. Vi chiederete, è lui o non è lui? Certo che è lui. Allora devo rispondere, per forza, sono obbligato. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, bentornato, benvenuto. Ben Ezio Greggio, Radio DJ. Piacere. Il re dei tormentoni. Insomma, un pochino sì, è quel che la tua fortuna su quello. Beh, lui o non è lui, certo che lui mi perseguita, penso che me lo scriveranno come epitaffio finale da qualche parte. Ti ricordi come è nata quella frase? Ma nacque quando facevo drive-in e quindi ero il battitore dell'asta tosta. Cioè, avevamo deciso con orgoglio, con Ricci, oggetti tosti per tutti i gusti. Esatto, oggetti tosti per tutti i gusti, di chiudere sempre con questa straordinaria opera dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Teomondo Scrofalo, sì. E quindi in una delle nella prima registrazione mi venne voglia di enfatizzarlo e quindi ogni volta che lo tiravo fuori dicevo è lui o non è lui, poi quando si vedeva si sapeva che era lui, era sempre la stessa opera del cavolo, quindi però cambiava poi ovviamente il titolo dell'opera. Stavo pensando, adesso che hai detto del cavolo, sì, che tu fai parte di una generazione di comici ancora comunque eleganti, nel senso che sei elegante come portamento, ma soprattutto io non ti ho mai sentito dire una parolaccia. Cazzo, è vero. Sai che veramente è sempre pronto, ma ha una prontezza che no, ma poi voglio dire, però... per risolvere uno la parolaccia la usa, poi nel cabaret si usava spesso. C'erano dei colleghi che su 100 parole 102 era parolacce. È quello. Bisogna stare attenti a non abusarne. No, insomma, se ha una motivazione va usata, si può usare cavolo, a merenda e non a seconda. Allora, l'occasione per averti con noi è questo libro che si intitola Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate. Però si presume che questo libro abbia anche un seguito. Numero uno è il titolo, Linus. Io lo leggo come numero uno di questo ciclo di libri. Okay. Però il numero uno è scritto talmente in grande che uno si dimentica di tutto il resto, capito? Perché tu sei il numero uno in queste cose. Grazie, grazie. Da quanti anni fai Striscia? 35. Davvero? Sì. Quando vado dal medico lui mi dice dica 33, ma in realtà sono 35. Ormai sono già diventati 35. Sono tanti anni, sì. Mi colpisce molto questa cosa di Antonio Ricci, no? Che è famoso per essere uno che sa essere anche molto cattivo, no? Nel senso satirico. Ma cattivo aggressivo. È diminutivo, è una carogna terrificante, Antonio. Però c'è una stabilità a livello di persone che lavorano intorno a lui che vorrà dire qualcosa, no? Siete veramente una grande famiglia. No, ma lo è, guarda, poi chi viene a Striscia e viene a vedere magari il pubblico o qualche ospite si accorge che l'interazione enorme non è solo tra i conduttori, gli autori, gli inviati, la produzione, ma i tecnici, la prima risposta che noi abbiamo, io e Enzo in onda, è vedere i cameraman che ridono, l'assistente di studio, poi per noi Alex in regia, esatto, se lui ride esatto. Vuol dire che facciamo ridere. Ma ride? Sì. Beh, sì. Poco. Ah, no, ride. Con noi poco, con te tantissimo, si sta sgarasciando oggi. Tenerone per favore, questo è il grandissimo Gianfranco D'Angelo con te, e Gianfranco D'Angelo ricordato nel libro perché anche a Gianfranco D'Angelo facevi un sacco di scherzi. No, beh, più che a lui li facevamo insieme sì, a lui li facevamo sacco di, purtroppo se n'è andato un anno fa, ma non volevo ricordarlo in un modo, voglio dire. Quello l'ho fatto in altre occasioni, ho voluto ricordare Gianfranco attraverso, sono centinaia gli scherzi che abbiamo fatto, ne ho scelti alcuni memorabili per esempio, li ho messi nel libro. Facci qualche esempio. Ma guarda, noi ne facciamo di tutti i colori. Per esempio capitava che avevamo terminato una serata, eravamo vicino a Rimini,
rientravamo al Grand Hotel di Rimini, mm-hmm, e al bar sentivamo, c'erano delle voci, magari erano le due di notte, quindi non era presto. Arriviamo e c'era un gruppo di tedeschi, mm-hmm, probabilmente una convention, qualche azienda che era venuta da quelle parti, che erano lì e stavano ancora bevendosi una cosa. Noi non avevamo sonno, non avevamo mai sonno, e quindi era il momento, mm-hmm, opportuno. Allora ci inventiamo una cosa, entriamo al bar, lui con gli occhiali neri, tipo Stevie Wonder, okay, tipo... Sì. E io normale, essendo loro clienti tedeschi, ci conoscevano solo i barman, ci vedono arrivare così, andiamo al piano. Lui si mette al piano, allora se non lo sapete, non azzeccava una nota d'angelo neanche di fronte sì, a un plotone d'esecuzione, e comincia a toccare dei tasti. Io a cantare O Sole Mio in malissimo, maniera stonatissima, peggio di come suonava sì, lui. E c'era un imbarazzo totale. Per cui facciamo un primo pezzo, l'inchino, niente, nessuno applaudiva. Facciamo un secondo pezzo, facciamo tre pezzi sempre disastrosi. Perché i tedeschi non avevano il coraggio di insultarli, no, per no, rispetto nei confronti del non vedente. Assolutamente, ma fanno un solo applauso quando noi ce ne andiamo. Quando c'è loro fanno un tiepido più scacciamosche che non un applauso vero. Sì. Passano 30 secondi, rientriamo. Io con gli occhiali neri al piano e lui comincia a cantare. Al che qualcuno comincia a ridere, chiamano i camerieri, chiedono ma chi sono questi? Chi sono questi due eccetera. E quindi siamo stati poi con loro. Abbiamo fatto l'alba bere, nulla pagato loro. In confronto allo scherzo fatto a Rick di Rick e Gian. Tanto per cominciare, avendo un pubblico giovanissimo, non certo, è vero, dobbiamo ricordare chi erano Rick e Gian. Beh, erano due grandi comici, uno lo è ancora, piemontesi, Gian sì, non c'è più, che hanno iniziato con Garibaldi, credo giù di lì, esatto, quindi tanti anni fa, e poi Rick fece con me un po' di anni a Striscia, e andammo insieme a fare una crociera, sì, come intrattenitori. E a un certo punto c'erano altri colleghi, decidemmo di fare uno scherzo a Rick, quindi... che era già vessato da giorni, sì, cioè, da giorni era lo zimbello, purtroppo Rick, ma da giorni era l'agnello sacrificale, esatto. Ma a un certo punto, dopo giorni di vessazioni, arriva la madre di tutti gli scherzi. Cosa abbiamo fatto? C'erano centinaia di ospiti, tutti italiani, era una grossa azienda italiana che aveva prenotato questa nave, e ci mettiamo d'accordo con tutti. Quindi arriva la sera, momento dello spettacolo, chiamiamo, ho già capito, io e Umberto Smaila chiamiamo sul palco Rick a sua insaputa, frase molto nota, e gli diciamo: Rick, vieni qui con noi, eccetera. Quando lui è in mezzo, noi due diciamo: bene, signori, lo spettacolo di Rick, Riccardo Minigio, e ce ne andiamo. Lui non aveva preparato nulla, ovviamente. E applauso, si trova, grande applauso, grande applauso, di tutti, l'applauso, grande applauso. Per cui luci, luci in faccia. Luci in faccia, non erano luci, era un centro d'abbronzatura. Sì, sì. Questo è importante, perché con le luci in faccia lui non vede esattamente quello, non che vedeva, accade il pubblico davanti, era già abbastanza consapevole di avere tanta poi gente. Poi già, voglio dire, già ci vedeva poco di suo, quindi tutto sommato. E a quel punto lì, allora, tira fuori una barzelletta e comincia la barzelletta. Mentre lui inizia, il pubblico dall'ultima fila comincia a uscire sui ponti laterali. Evacuazione. Evacuazione via totale. Tutti. Via tutti. Finisce la barzelletta con la battuta, barzelletta, poi lui era molto bravo, faceva molto ridere, si accendono le luci, certo, e non, nessuno applaude, perché completamente dai, vuoto. Più un comico ci potrebbe morire per una cosa, ma come lui questa, ci è arrivato vicino. Ma la cosa divertente, per terra c'era gente svenuta, c'era... e allora è corso fuori e noi ovviamente l'abbiamo aspettato, applauso, e ce l'ha raccontata sul ponte, ci ha obbligato, no, poi a sentire, no, va bene. Che bello, mettiamo una canzone e torniamo subito, dai. Still
State ascoltando Radio DJ, Depeche Mode, Everything Counts. Siamo con Ezio Greggio. Che ricordo hai di quegli anni pazzeschi, cioè gli anni 80? Dopo gli anni 80 tu hai trovato la tua stabilità, c'hai cioè la Striscia, e quindi in qualche modo hai risolto il problema di che cosa faccio l'anno prossimo. Sì, sì, anche sì, il cinema, insomma. Sì, no? Sì, cinema. Però, insomma, il festival del cinema, vi inviterò. Come dovete, no? Venite, ma ci devi premiare come Moriselli, se no non ve li assolutamente. Assolutamente. Però no, gli anni Ottanta erano anni con mitici, grandissimo fermento. Sono stati anni veramente fantastici, fantastici. E si viveva con una giovialità, con una leggerezza che era oggi più facile non c'è più. Fare le era cose. Tutto più facile, era tutto più facile, c'erano meno vincoli. Oggi anche, voglio dire, chi fa il nostro mestiere, fai una battuta, devi stare attento perché immediatamente c'è una categoria che se la può prendere. Io sono contro quello assolutamente, e quindi faccio sempre le stesse battute, nel senso che se mi viene voglia di fare una battuta la faccio. Non ti pone il problema. No, ma se no è finita la morte della satira, ma anche della libertà di espressione. Certo. Insomma, cosa c'è alla base di questo grande affiatamento fra te e l'altro Enzo? Perché qui Ezio Enzo è sempre difficile, certo, distinguere. Certo, ma insomma c'è una grande amicizia, una grande stima. Tieni conto che quando noi ci vediamo non è che stiamo lì a raccontarci cosa abbiamo fatto il giorno prima in camerino, ce lo diciamo poi in onda. Conosco conosco il refrain. Il refrain è quello, poi lo conosci. Quanti mesi fate all'anno voi? 2-3 mesi all'anno facciamo. Solo? Sì, 3 mesi, insomma, più o meno 3 mesi. Bella vita che fai. No, lui fa un po', poi lui ne fa anche un altro, poi, sai, po'. Poi finito quello, magari c'ho poi il film, c'ho il mio festival che ormai è un impegno quotidiano, è un grande lavoro, finisce un'edizione e prepariamo quella dopo. Okay. Poi dedicato alla commedia, nato con Mario Monicelli. Tra l'altro il numero uno nel libro racconto tutta una serie di episodi, uno di Monicelli gli ho salvato la vita. Cioè? Un giorno siamo lì che lui viene, era cofondatore con me della manifestazione, nonché presidente. A un certo punto mi racconta un episodio dei Soliti Ignoti. Mentre parliamo c'era una scala mobile al Grimaldi Forum dove facciamo il festival, e lui mette il piede e si volta verso di me e continua a raccontare. Io ero un paio di scalini più sotto e io mi accorgo che lui non si era reso conto, stava precipitando verso il basso, quindi Urca. Aveva perso l'equilibrio, non aveva la mano sul corrimano, chiamiamolo così, e stava venendo giù, per cui io ho fatto velocemente un passo in avanti, gli ho appoggiato le mani sul petto, l'ho raddrizzato, e lui ha continuato tranquillamente a raccontarmi l'episodio, mi ha detto grazie, e come se nulla fosse stato. Se succedeva che fosse caduto, diventava da commedia a festival della tragedia. Sì, sicuramente. Arriva un messaggio da un ascoltatore che dice: ho giocato nel Corbetta negli anni 90, salutate il mio presidente. lo saluto, non so chi sia. Joe, ma si firma, non so. Va bene, chiunque esso sia. Per quanto tempo sei stato presidente? Ma un paio d'anni credo sono stato lì, giochicchiavo un po', facevo il presidente, era divertente, insomma, era il finale della carriera. Cioè, hai giocato tanto tu a calcio comunque. Sì, sì, molto, molto. Male sempre, ma molto. Invece a che livello sei tifoso della Juventus? Cioè, dovunque tu sia nel mondo, la partita la guardi? Io la guardo anche quando c'è Juventus Akragas. Ok, quindi, ho capito. Akragas che è Agrigento? Akragas è Agrigento. Che è una bella squadra. Sì, saluto gli amici di Acre. Beh, comunque alla fine di Riffo di Raffa bene, secondi in classifica. Sì, vedi che le mani le ho. Ho capito. Non si sa. No, ma così, perché insomma siamo lì, sono 8 partite di fila, non prendiamo gol. Tra l'altro, proprio col Monza, loro, cioè la Juve, ha perso. Esatto. Ricordo che dividiamo la stessa passione. Certo. Ha perso col Monza, dopo il Monza, tac. Da lì è ripartito tutto. Che succede anche all'Inter, magari altre 8 vittorie consecutive. Vedi che anche lui è scaramantico, ieri anche ad Adani, la Juve in questo momento è come i sommergibili, invisibile, in silenzio, silenziosa, piano piano, rapida e invisibile. Sì. Il nostro esperto di social, mi raccontavi ieri di una cosa che hai visto che riguarda il buon Ezio, è un famoso ristorante. L'ho trovato in giro, lui l'ha pubblicato, sei andato da Nusret a mangiare la famosa bistecca. Sì, com'è andata? Va bene, lui è poi insomma, è una persona veramente simpatica, mi aveva invitato, sono andato intanto perché non pagavo, quindi voglio dire, già è il primo punto. Sì, perché non è esattamente economico. No, però se tu mangi la bistecchina normale, certo, se pigli in filetto lungo 1,5 metri, certo, largo mezzo metro, chiaro, probabilmente è una batosta che poi fai fatica a digerire, però devo dire molto molto bene. E la cosa che mi ha stupito
è che ti aspetti uno ormai, voglio dire, questo è sbucato anche alla finale dei mondiali, sì, si infila da tutte le parti, fa il gesto con il fatto lì, che sa di gomito, eccetera. Però, però alla fine, è uno che gira per i tavoli, viene lì, fa il numerino, ah ecco, eccolo, vedo, vedo il filmato quando mi ha fatto assaggiare la bistecca, buonissima tra l'altro, poi gratis è ancora più buona, chiaro. È veramente è gira per, a ogni tavolo va, fa il numeretto, è molto cordiale. Invece mi aspettavo uno un po' più distaccato, beh, perché gli chef abitualmente hanno un atteggiamento un po' più, sì, dire, ma... da scienziati quasi, beh, mentre dipende. Nel suo caso è più spettacolare anche da lottatori greco-romani. Io quando vado da Canevacciuolo mi tira delle pacche sulla schiena, che se me la faccio dare prima, se me la dà dopo gli ridò tutto il pasto. Esattamente. Senti, come sei messo col cinema? Bene, bene, tutto bene. Sto lavorando a un bellissimo progetto che ho scritto con Filippo Bologna, Giovanni Veronesi, e adesso stiamo risistemando con Enrico Vanzina e speriamo quanto prima di poterlo far partire. Una bella storia. Se la faccio, sarà la più bella storia che ho realizzato nella mia carriera. Dove è ambientata? Giusto a grandissime linee. Fine della Seconda Guerra Mondiale, nella provincia italiana che io ben conosco. Poi mio papà ha combattuto, ha fatto campi di concentramento, quindi conosco bene quel periodo storico. Certo. Ti piace il cinema? Te. Molto, molto, molto. Io ho sempre avuto la sensazione che tu ti mantenessi con la televisione, ma che la tua grande aspirazione fosse quella, diciamo, ma, il punto d'arrivo. Guarda, devo dire che mi ha mantenuto anche il cinema, perché ho fatto tra film per la televisione e per il cinema una quarantina di film, quindi tra gli episodi delle serie televisive. Quindi di materiale ne ho fatto tanto, ho lavorato tanto in America, i rapporti che ho in America mi servono per il Festival della Commedia di Monte Carlo. Senti, da comico non soffri questa cosa, per esempio, una delle cose del cinema, campo e controcampo, ok? Mi fai la battuta, adesso me la rifai al contrario, quindi devi ripetere le stesse cose, questo non ti dà noia? No, assolutamente, poi io ho diretto 4 film, è tecnica, quindi quando fai... il cinema, sai che ti devi prestare al fatto delle ripetizioni. Del resto, anche quando tu prepari una commedia, devi ripetere molto, prepararti molto. Il cinema è quello, però è bello anche per questo motivo, perché chi viene su un set e vede girare un film si rende conto della grande differenza con la televisione o la radio, che è immediata. Chiaro, no? Cioè, chiaro. Vai live, c'è proprio una costruzione. C'è una... Invece il cinema è proprio una... Senti, prima hai nominato Riccheggian, tu stesso sei piemontese, c'è comicità piemontese in questo momento? Beh, insomma, la comicità è un po' stagionale, anche un po' casuale, ci sono periodi come i raccolti, no? Periodi buoni e periodi meno. Ma io scelgo un personaggio che è un nostro amico comune, che è Piero Chiambretti, che è molto piemontese, insomma. No? Tra l'altro credo che abbia anche un ristorante, quindi se ci sente andremo gratis da lui una volta. Chiaro. Ma non solo noi, senza carne che sa di gomito, no, tra l'altro. No, assolutamente, assolutamente. Allora, Ezio Greggio, numero uno, una vita di avventure, incontri, scherzi e risate. Stasera sei a Striscia? Stasera sono a Striscia. Ti vediamo lì. Grazie, Ezio. Grazie a voi, viva Radio DJ. È lui, grazie. O non è lui? Ciao. Certo che lui. Che lui. DJ, chiama Italia. Marshmallow, gioventù bruciata in ostello. Fa buio nelle retrovie, ma se arrivi tu torna un sole yellow. Forse tu hai ragione, io sbaglio. Mi dici dove corri John Rambo? Diversi come techno e tango, Easy Rider spando. Ehi hey, baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Ehi hey, baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Fa un passo di danza, hey baby, no stress.
go. Make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Matteo, tutto bene? Dai. Ti sei tolto un altro capriccio? Sì, guarda, c'avevo questo peso che finalmente... No, un altro riccio ti sei tolto, sì, un sì, riccio e un capriccio. Allora ascoltate la puntata odierna di DJ Chiama Italia, perché? Per vedere se rimane se in vita. Se arriverà in porto, se è l'ultima che farò, sì, o se invece domani sono ancora Cencio, vivo. Cencio, diciamo Matteo Cencio. Ma ho sbagliato a bere ancora. Ah, perché ha risvegliato un po' di turbinio. Certo, quello sì, che hai bevuto non ce l'hai più dentro. Allora, le canzoni sono come dei sassolini che sembrano tutti uguali, ma poi in realtà ognuna ha la sua personalità e si mettono in fila in funzione anche di argomenti che le possono riguardare. Per esempio, prima con Ezio Greggio abbiamo parlato, ne ha parlato lui in realtà, di, della sua visita a questo, nuovo... Salt Bae, com'è che si chiama? Salt Bae. Nusret, detto Salt Bae, esatto. No, che è un ristoratore americano di origine turca, quello famoso per la bistecca, per il tomahawk che costa, ricoperto di foglie d'oro, ma soprattutto che costa, per quella mossa, per quel gesto del pappagallo, come fa, la mano, come fa con la mano, sì, lì, era, che per la... non scuoter la testa, il putipù, sì, sì, sì. Adesso ha aperto i battenti a Milano e quindi se volete avere del materiale da pubblicare sui social, bravo, dovete buttare lì via un sacco di soldi e andare lì. Poi la carne, dicono, sia buonissima. Buonissima, e questo forse
riconcilia tutti quanti. Parlando di ristoranti questa mattina, costosi, è di ieri in fondo la notizia che chiude i battenti, almeno ufficialmente, almeno come ristorante normale, il ristorante più famoso del mondo, quello più volte premiato come miglior ristorante dal punto di vista, diciamo, della ricerca, e cioè beh, il Noma di Copenaghen. Il Noma di Copenaghen, queste canzoni questa che canzone, sono dei Sassolini. Questa che canzone c'entano. Arriva da Copenaghen. Ah, quindi, è per quello. Prima abbiamo parlato di ristoranti, poi sono arrivati Lucas Graham, che sono di Copenaghen, e di Copenaghen parliamo. Giusto. Parliamo, insomma, citiamo questa notizia che è abbastanza curiosa, no? Perché comunque noi che siamo qui da qualche anno, su sì, questa bravo. Terra e anche davanti a questi microfoni. Sì, ti volevo comunicare che io ho 55 anni e sono entrato a Radio DJ che ne avevo 21. 21. Ci pensavo stanotte alle 3:20. 21 anni avevo, capisci? Allora, ecco, abbiamo fatto in tempo a vivere tutta l'escalation da quel punto di vista, no? Sì. Cioè, come sì. si chiama il papà di Cracco? Gualtiero Marchesi. Esatto. Mi Gualtiero Marchesi ancora... negli anni '80 era qualcosa di inarrivabile, era qualcosa di esclusivo, Marchesi. No? Ci potevi andare se te lo potevi permettere, ma soprattutto se avevi un palato che poteva comprendere quello che lui proponeva. 100.000 lire quando avevo 21 anni. Le guide Michelin, l'alta cucina c'è sempre stata, per carità, no? Però negli anni, negli ultimi 20 anni, abbiamo visto questa escalation impressionante. Come si chiama quell'altro? Il Bulli? Pure quello mi pare che ha chiuso. Quello di Ferran Adrià, quello in Spagna, insomma, no? La cucina molecolare, insomma, la chimica che diventa la base, non più fornelli ma alambicchi quasi, no? Questa cosa va talmente tanto in là ormai che è diventato complicato anche un po' da gestire. Il Noma, per quanto il menù del giorno, quello che tu non scegli e te lo danno loro. Ormai quasi tutti vanno così. Okay. Quello costa 470 euro senza il vino. Ehi. Senza il vino e senza la mancia, che caspiterina. Deve essere ovviamente proporzionata. Perché? Perché il Noma c'ha tipo 100 dipendenti. 100 dipendenti. E poi sono 100 dipendenti capaci di mandare avanti, cioè sono tecnici specializzati di laboratorio, in qualunque cosa, no? Cosa che prendono le foglioline una a una con le pinzette. C'è il ristorante del nostro amico Crippa, che è famoso per l'insalata. Piazza Duomo, e per Duomo, avere quell'insalata lui ha ormai 4 ettari di terreno, e ci sono 10 persone tutti i giorni che prendono con le pinzette 21, foglie. 31, 41, che uno 51 dice, ma che bisogno c'è? No, assaggia quell'insalata, poi dopo ne parliamo. Ma al di là di quello sono a me piace molto che si possa sperimentare. Poi c'è ovviamente un po' di distanza fra chi se lo può permettere, chi non se lo può permettere, chi se lo può permettere non ne capisce niente, e chi magari ne capirebbe tanto e non può, quello e è non un può provarci, no? Perché ancora. Comunque è anche un po' sprecato tutta quella bontà per uno che non è in grado di. Certo. In ogni caso è talmente andata avanti questa roba del Noma che il suo chef, che è questo cuoco danese di origine albanese, se non ricordo male, che si chiama René Rezepi, ha deciso di chiudere. O quantomeno non è che chiude, rimane come laboratorio. Loro continueranno a sperimentare cose alternative. E ogni tanto faranno qualche cena. Tu hai non capito? Non immaginare quanto costa. Figuriamoci. Tu hai capito quindi il vero motivo della chiusura? Cioè, la mia domanda è il modello di business che non funziona più di questo Noma? Beh, diciamo che probabilmente se vuole continuare a essere costantemente innovativo deve continuare a crescere anche da un punto di vista economico, e questa crescita economica non è sopportabile da un ristorante convenzionale. Lui dice sto studiando un nuovo modello di business, quindi ne uscirà qualcosa di diverso da cioè, un ristorante convenzionale. Così non può andare avanti. Pensate, con un conto da 500 euro a cranio. Sì, sì. Poi si dice anche ci sia un po' di pressione da parte di alcune denunce che lui ha ricevuto per via del modo in cui vengono trattati i dipendenti. Si dice che, no, come si vede anche in alcune caricature cinematografiche, no? Che i camerieri, i cuochi, gli assistenti, i sous chef sono una specie di soldati ai quali è vietato ridere, è vietato parlare, è vietato gridare, i turni sono molto massacrati. Insomma, è un mondo molto complicato. Molto più banalmente, le maestranze che arrivavano lì come stagisti non ricevevano una retribuzione. Adesso che il tempo è passato, era arrivato il momento dell'assunzione, e non potendo permettersi il pagamento di così tante persone hanno dovuto capitolare. C'è un film che parla di questo mondo un po' strano, quasi alla fine diventa quasi un horror, che si chiama The Menu.
Il menù. Ah sì, con certo. Ralph Fiennes, quello che faceva Voldemort in, sì, in Harry Potter, sì, che fa la parte esattamente di Recipe su Disney Plus. Sì, sì, sì. È un po' forte, però è molto bello. Ma una specie di sequestro di persona, no? Sì, è la storia di un ristorante esattamente come il Noma, sì, su un'isola che si può raggiungere soltanto, sì, se loro ti ci portano. Però poi dove non lì c'è collegamento, sì, con il telefonico, con nessuno, che costa tantissimo, e il resto non ve lo racconto. Poi è un po' horror. Sì, è abbastanza, cioè, paura. Però sì, bello, molto bello. Molto, cioè, lui fa Ralph Fiennes fa lo chef, e la regina degli scacchi, esatto, lei è la protagonista. Ah, okay, okay. È la protagonista. Beh, perfetto. Benissimo. Questo è il nuovo di Da Soup. Poi arriva anche The Cake. Da Soup vuol e dire forse la anche zuppa. The Wine. Forse sì. Tutto si collega. Yeah, non ha spigoli una rotonda. Se non cambi tu non sarà lei a farti sbattere contro un muro di gomma. Yeah, torni indietro non devi mai farti abbattere. Se no, oh oh oh, mento oh oh oh, se dico torno oh 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 oh, no prop like fake bro, stop o sto già, perché dopo penso e ripenso che ho perso sto senso di me. So oh oh, ok, non voglio oh 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 press. Frate te perdi i capelli a pensare solo la cash. Bro, bro, there. Non ti ascolterà nessuno se parli a bassa voce anche quando parli con te, yeah. Non ha spigoli una rotonda. Se non cambi tu non sarai lei a farti sbattere contro un muro di gomma, yeah. Dormi indietro, non devi mai farti abbattere. Se no, oh, 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 mento, oh, oh, oh. Se dico torno, oh, 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 oh. No prop like fake bro, non sto a posto joint, perché dopo penso e ripenso che ho perso. Se no, oh, 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 mento, oh, oh, oh. Se dico torno, oh, 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 oh. No prop like fake bro, non sto a posto joint, perché dopo penso e ripenso che ho perso sto senso di me. Mademoiselle ho posti nella testa che non so il perché, ma spezza le gambe come sigarette. Se la testa chiama ci penso due volte a stare high, stare high per sempre, capirai, sta gente, yeah, a bad vibes, internet è uno smile per un like, poi sei sad. Se no, oh, 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 mento, oh, oh, oh. Se dico torno, oh, 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 oh. No prop, sai fake bro, non sto a posto joint, perché dopo penso e ripenso che ho perso. Se no, oh, 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 mento, oh, oh, oh. Se dico torno, oh, 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 oh. No prop, sai fake bro, non sto a posto joint, perché dopo penso e ripenso che ho perso il senso di me. Rotonda era il titolo di questa canzone, le voci le avete riconosciute, credo, spero. Una era ovviamente Tiziano Ferro, l'altra quella di The Soup, cioè la tavola, quella su cui si va in soup, piedi al mare. Stand up paddle, certo, no, è Da Supreme. L'hai fatta? Sì, l'ho fatta, qualche volta sì, l'ho fatta. Dicono che fa molto bene. Agli addominali, perché ha una grande, proprio centilità, si muove molto il bacino. La Pina lo faceva sempre, sì, quando veniva Riccione. Sì, sì. Abbiamo un nostro ascoltatore di Lido di Camaiore, che ha più o meno la tua età, non mi ricordo il suo nome. Ragazzino. Ciao. Un ragazzino che ci ascolta tutti i giorni, nel senso ci ascolta sempre e tutti i giorni fa la tavola, estate e inverno, bella bravissimo vita. Bravo, bravo, sempre abbronzato. Allora, per gli appassionati di cinema, quindi Matteo Curti in primis, questa notte è una notte molto importante perché c'è quella specie di anticipazione della notte degli Oscar che arriverà come sempre invece fra un paio di mesi, che si chiama Golden Globes. Sì. I Golden Globes sono gli Oscar della stampa internazionale. Straniera. Giornalisti stranieri che vanno a cena. Che vanno a cena, c'è questa cena che abbiamo più tavoli, volte commentato. Certo. Si svolge questa notte, ma possiamo fare un piccolo ripassino. Ci sono ovviamente moltissime categorie. Ci sono anche le categorie che riguardano le serie televisive, sì, però io ho scelto da qualche anno hanno aggiunto anche quelle, però io ho scelto soltanto di citare i 6 film che potrebbero appunto vincere, quelli che sono stati già nominati il 12 dicembre quando appunto sono uscite le nomination. Stanotte c'è la premiazione. Bene. Ce ne sono un paio che non sono ancora usciti qui in Italia, anzi più di un paio, metà sono già usciti e metà no. Partiamo da quelli di no. Metanopoli. Anche perché Metanopoli
sono quelli che hanno finora ricevuto il maggior numero di indicazioni. Per esempio, il favorito è questo che si chiama Gli spiriti dell'isola. Due righe per ogni film. Lo spirito dell'isola, come all'Isola dei Famosi. Lo spirito dell'isola ha deciso che... Non lo spiritoso dell'isola. Ah, ok. Su un'isola remota, al largo della costa irlandese, Padre Aitch è sconvolto quando il suo compagno Colm interrompe improvvisamente la loro amicizia di una vita. Padre Aitch si propone di riparare il rapporto danneggiato con ogni mezzo necessario. Fin qui, ma... Però si dice sia molto molto bello. Roba di sentimenti, quindi. Sì. La seconda, Everything, Everywhere, All at Once, cioè dovunque, chiunque, tutto all'improvviso. All'improvviso. No? Scritto e diretto da Daniel Kwan sotto lo pseudonimo di Daniels. Potrei dirvi qualunque cosa, tanto sarebbe lo stesso, a meno che non siete il Mereghetti. Evelyn Wang, un'immigrata cinese sulla cinquantina, attualmente impegnata in una lezione noiosa e condiscendente, si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo. Ma cos'è Cordialmente? Vi dovete drogare qua un pochino per vederlo, credo. Sembra, sembra un racconto di Cordialmente. Babylon. Vi dico soltanto. Babylon l'ho visto in non ho visto che c'è. In Australia è già uscito? È già uscito. Los Angeles, anni 20, sì. Brad Pitt, Margot Robbie. Volevo fargli la foto e mandarla ad Aldo Rock. Solo che Aldo Rock non ha il telefono che riceve, le fotografie. Perché Babylon è una delle sue parole preferite. L'impero del male. Invece i tre che sono già usciti sono ovviamente Avatar, La Via dell'Acqua, il secondo Avatar. Successo spaventoso, sì, 1.7 spaventoso, perché sembra di colpo di essere tornati a qualche anno fa. Ma 1.7 miliardi, parli come 1.7 adesso, un miliardo e 700 sono stati in Australia, ragione in Australia, ragione in dollaro australiano. 1.7 miliardi di dollari, come di vecchi casa. Tempi 40 milioni in Italia, che dove li trovi 40 milioni che vanno a c'è un mio amico che era qua prima, che The Fablemans, Steven Spielberg, la sua storia autobiografica. Ah, vedi? Come si chiama? The Fablemans. Come si scrive? Scusami, io sono... The Fablemans. Fablemans. Cioè, Fablemans sarebbe il cognome di questa famiglia, i Tenenbaum. Sì, ok. Una cosa di questo genere. Invece che dire, è la sua autobiografia, poteva chiamarla Gli Spielbergs. Ok. Ma gli ha dato un, diciamo così, contorno un po' più favoloso, nel senso di favola, l'ha chiamato The Fablemans. E poi l'ultimo, che forse molti di voi hanno già visto, perché nel frattempo è uscito anche sulle piattaforme in streaming. Aldo Giovanni Giacomo, il grande Non ancora, no. È ancora al cinema quello. È l'Elvis di Baz Luhrmann, bellissimo. Da cui abbiamo pescato questa canzone bellissima. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies,
cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. Ma non ti devi vergognare dei tuoi ricordi, Nicola. Di Neghetto. Perché Nicola, ascoltando questa canzone, ha citato una versione hip hop dei primissimi anni 90 firmata da un misconosciuto rapper tedesco. Ma non so se era tedesco. Un DJ Bobo, una roba ma di no, questa. No, 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 io me la ricordo. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. Era... Posso confessarti una cosa? Che Alex io la trovo io fino ad allora. Questa In the Ghetto di Elvis manco la conoscevo. Certo. Ok, non mi vergogno, certo, ad esporre le mie lacune. Però sentendo quella sono andato a ripescarla e secondo me questa è nelle prime tre. Cinque. Canzoni in the di ghetto, Elvis. In the Ghetto. In the Ghetto, perché c'è anche un testo molto bello. Sì. Radio DJ. Il film l'hai visto, Elvis? L'ho visto, questo di Baz Luhrmann. Però non vedo che dalla tua faccia. No, no, vabbè, sono due ore spese bene. Bello, no, cacchio, però. La scena di quando le tipe impazziscono per la prima volta. se sì, sei una sì, tipa, sì, sì, o sì, se dentro carità di te alberga una tipa, impazzisci. No, molto bello, molto bello. Però vi avevo già segnalato un documentario su Elvis che si chiama, se non sbaglio, The King, che è secondo me molto più bello, se quello che volete sapere, cioè, è la storia di fiction. Elvis. In questo caso è fiction. L'hai con trovato, un no, Tom Hanks fantastico. No, perché per me The Ghetto e anche per Duapo e anche per Linus è questa. The Ghetto, party in The Ghetto. Vero, 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 vero. No, quella... però c'era anche il pezzo hip hop. Sì, però quella di Nicola bruttissimo. Meglio. Beh, era molto brutta, devo dire, era molto brutta. Era, ma ti ricordo, brutta, era uguale, però senza Elvis. Ma molto brutta. Ti ricordo che sono entrato qui che avevo 21 anni e ne ho 55. Che fine ha fatto Elvis? Non c'è più. Non c'è più, non c'è Elvis. Più. Che no fine ha fatto Matteo Curti? Non c'è più. Purtroppo non c'è più, ma sotto mio particolare, figlio della farmacista, gli ha consigliato. L'abbiamo spedito a riposarsi. Lo spirito povero dell'isola gli ha detto: guarda, devi abbandonare l'isola dei famosi. Cosa gli avete detto di prendere? Coca-Cola, ripeti tutto quello che Coca-Cola, gli hai detto. Coca-Cola, piccoli sorsetti. Piccoli sorsetti di Coca-Cola. Perché se hai la appena, tieni, no, fa bene. La tieni in bocca un pochino, ghiacciata, così la riscaldi. Fredda. Sì, molto fredda. Sì. Ma chi te l'ha insegnata sta cosa? Ma di solito uno si che fa ti voleva male. No, 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 si fa anche con i bambini piccoli, allora, quando hanno il vomito. Il punto è caffeina. Sara Foresti può, o la Chiara possono confermare. Zucchero, caffeina, soda, comunque male non fanno. Boh, cioè un po'. Sono roba che di fa fatto leggeri. Comunque non è arrivato a mezzogiorno, no, se era questo no, che volevate sapere. Stella, no, guarda. Allora, non privo di malizia il nostro amico Rocco, anche perché potrebbe essere qualunque Rocco. Esatto. Rocco Tanica, o Rocco Siffredi, certo. Rocco il disonesto, tu te lo ricordi Rocco? No, Rocco Siffredi no, mi ricordo Rocco e i suoi fratelli, ma Rocco il disonesto non era me lo ricordo. Cartone, era un cartone dove c'era un ladro che si chiamava Rocco il disonesto. Rocco il disonesto. Povero Rocco. Mi ricordo Rocco di San Donato che suonava il sassofono e suo padre alla concerto di fine anno della scuola gli ha detto: Rocco, minchia, quel sassofono sembrava che lo facevi piangere. Per me è rimasta mitico. Io ho fatto piangere il dizionario. È rimasta nella storia. Allora Rocco scrive: in apertura questa mattina avete parlato di Golden Hour, adesso avete parlato dei Golden Globe. Ho il timore che entro mezzogiorno si parli di Golden Shower. Bravissimo. Che peraltro è stata nominata fuori subito, onda subito dopo la Golden Hour. All'inizio proprio. Dicesi Golden Shower. La pioggia dorata. La pioggia Carolina, dorata, quella famosa negli anni Ottanta. Altrimenti detta water sport. Ah sì? Cioè, sono giochi d'acqua. Cioè, diciamo, tipo acqua fan. Una cosa del genere, sì. Ma non proprio potrebbe con l'acqua. Una nuova attrazione. Sì, fare uno scivolo. Con la pioggia dorata. Esattamente. Ma bravissimo. Sai che figata. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa, e oggi non mi perderò, perché non ho più tempo, so che mi ricorderò che sempre provi, perché ricolma ed è traboccato, perché tu prendi la forma di ogni vaso, piove, non c'è riparo, dolce richiamo, gocce di tavolo, forse divago, ma ora che diluvia, penso che sei un'illusa,
che non sa restare da sola perché ha paura. Ciò che c'è comune è il vuoto in cui sto affogando, mentre tutti lottano per un posto nel fango. E siamo dopo la fine, la scena post crediti. Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti. Per me essere forti e potersi mostrare deboli, reciti. Io ho imparato a scrivere leggendomi. Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa. E oggi non mi perderò, oh, perché non ho più tempo. So che mi ricorderò che sei importante. E lei vedeva in ogni crepa un tentativo. Marrakesh esordisce parlando di pioggia. E abbiamo finito, l'importante è finire. D'altronde la canzone usata come campionamento è quella. Certo, certo. I collegamenti ci sono, bisogna soltanto individuare. Matrix esiste. Sì, perché Matrix che cos'era? La matrice, no? La matriciana. Ah, ok. Perfetto. Adesso vorrei più la matriciana che la matrice. Che perché Matrix. Noi stiamo bene, noi, a differenza di Matteo Cucchi. Sono un pediatra, confermo l'uso della Coca-Cola nel vomito dei bambini. Andrea di Livorno e come lui tanti altri che hanno scritto per confermare che in certi frangenti un po' di una bevanda molto zuccherina, mettiamo così, insomma, Coca-Cola è simbolo di quella categoria. C'è anche un film con il protagonista di Ritorno al Futuro, che si chiama quell'attore che poi ha avuto il Parkinson, come si chiama il protagonista di Ritorno al Futuro? Marty McFly, però non è Marty McFly, ma è lui, ha fatto un altro film in cui faceva il dottore e il dottore gli ha detto: te, pigliati una Coca-Cola, con questa starai bene, insomma. Un vecchio rimedio degli americani. Scrive Roser: sono un'ascoltatrice di Barcellona, vi ascolto ogni giorno, sono una studentessa di italiano, cioè evidentemente sta studiando italiano all'università, ma grazie a voi imparo, grazie a voi e agli altri programmi, ogni giorno imparo qualche nuova parola. Stai attenta che se com'è che era il papà di Rocco? Il papà di Rocco era, sembrava che lo facevi piangere. Ecco, questo non lo devi imparare. Non lo devi imparare, sembrava lo facessi, si dice. Ecco, mi raccomando. Va bene, abbiamo finito, Alex, che dici? Ci mandi a mangiare? Mandaci a quel paese, dai. Ma no, ancora 30 secondi. Allora ci racconti come funziona la tua giornata, a parte che abbiamo un appuntamento io e te nel pomeriggio. La giornata allora finisce adesso. Ci occupiamo dopo, di arte dopo oggi pomeriggio. Dopo il orario faccio subito il podcast. Spotify, perfetto, la radio, l'archivio. Che naturalmente potete ascoltare quello che avete appena sentito oggi, ovunque, in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi piattaforma voi abbiate. Poi dopo preparo la replica per la notte, quella che va in onda dalle 4 alle 6. Che è quella che state ascoltando in questo momento, io vi vedo. Ah, è vero, che è sono vero, le vero, 5.50 vero. Della mattina. Ecco, Alex l'ha preparata ieri a ora di pranzo, ieri appena di pranzo. Prima di andare a mangiare. Per voi, sì, poi? Esatto, poi dopo pausa pranzo. Pausa pranzo con chi? Vai con oggi chi? A pranzo? Con Alyosha viene ancora con me? Oggi con Alyosha, però se voi ci uniamo molto volentieri, perché un pranzo insieme a te è sempre piacevole. Cosa hai intenzione di mangiare? C'è un po' di caprese di Dio avanzato di là da Curti, se volete. Oggi manderò una fetta, un petto di pollo e delle verdure. Cazzo, giornata trasgressiva. Come ti ho detto a DJ Training Center, mi hanno vietato l'impossibile, mi hanno dato tutto, anche il vino per 2 mesi. Però devi confessare con gli unici amici che hai, cioè con me, Nicola, ci devi raccontare che cosa succede, perché continui a dire che fa visite, che non sta bene. Non ci preoccupare. Sono un magro, per modo, sono magro, no? Sì, eri magro quando ti ho conosciuto. Però ho un difetto, ho il fegato grasso, e quindi fegato grasso è come...
il foie gras. È come quello, se fossi un alcolizzato, con tutto il rispetto. Ma come l'hai scoperto? Perdone. Facendo degli esami. Sì, ma avevi qualche sintomo? Beh, sì. Mangiando dei fritti, mangiando delle cose un po' più pesanti, mi veniva un'acidità. Con chi li hai mangiati i fritti? Da solo o con Matteo? Vedi che alla fine è sempre colpa sua. No. E sì, poi dopo c'è alle tre, ci vediamo e facciamo... A qui stiamo tornando invece alla scaletta della giornata. Alle tre dobbiamo fare uno spiccherato con l'Inus. Molto importante. Che poi. Pensavo fosse una cosa di quadri. No. Che cos'è? Che cos'è? Sto facendo delle audioguide. Davvero? Per una galleria d'arte. Dicendo cose che mi hanno scritto e di cui io non capisco assolutamente il significato, ma mi do un tono. Ah, che bello, bene, mi piaceva, sembrando deficienti a lui, però. Ci sono dei file che non possono essere distribuiti, certo, perché ogni tanto si sbaglia e quindi si diventa un po' favoriti. Magari domani qualcosa di sottofondo mentre stai parlando, perché sono cose veramente interessanti. Abbiamo finito, adesso c'è Cattelan. Esatto, siamo arrivati. Ciao, a domani. DJ, chiama Italia e non ti passa la voce.